Ciao Pier. Ciao Daniele. Cioccolato. Cioccolato, io sentivo sto profumo. Senti questo profumo, sto di profumo sapevo. E poi anche altre cose interessanti. Lo anticipiamo, l'abbiamo appena finito di fondere. Quindi questo tecnicamente è cioccolato fondente, cosiddetta copertura Luisa. Che spettacolo. Lo sai che non c'è una spiegazione storica per la copertura Luisa? Io non questa ve la risparmio. Non indagherei su cosa ci faceva la Luisa con quella roba qua. Non si è mai saputo cosa c'entrasse questa Luisa. Non si è mai riusciti a capire come mai nell'ambiente dei professionisti il cioccolato fondente, quello che si usa per le preparazioni di cucina o di pasticceria, venga chiamato copertura, quello sì ovviamente, o copertura Luisa o cioccolato Luisa. Sarà stata la sorella della Marisa, probabilmente. Chi lo sa, la Marisa quella che si usa, quella di silicone. Allora, questo qua è già fuso e abbiamo già anche la panna montata. Facciamo una mousse velocissima, perché si tratta semplicemente di aggiungere il cioccolato fuso a una temperatura che va attorno ai 30 gradi insieme alla panna montata, cioccolato ovviamente ben fredda. Fondente 31 gradi esattamente. Quindi non facciamo altro che fare questa operazione, Pier. Guarda, panna montata. Sì. Allora, questa è una mousse post 1820, perché la mousse al cioccolato l'ha inventata, ovviamente sempre in Francia, torniamo. E sempre torniamo al XVIII secolo, siamo nel 1755, un cuoco di Luigi XVI, tale Charles Fazzi, in realtà era un italiano, Fazzi si chiamava. Ma dai! Inventa la mousse al cioccolato, che la chiamava mousse di cioccolato, perché all'epoca la mousse indicava anche quella schiumetta che c'era sulla cioccolata, quella che si beveva. Esatto. Invece la inventa, si pensa, con l'albume montato, quello classico. Ma che albume magro l'albume! Invece nel 1820 ci sono le nuove varianti con la crème fouettée. Eccola qua, infatti, la crème fouettée, che è la panna montata. Esatto. E adesso questo qua, per farlo rapprendere quel tanto che basta per noi poi per fare delle fantastiche quenelle, dobbiamo raffreddarlo in frigorifero. Quindi lo mettiamo subito in frigorifero. Vado, corro! Vai! Ti ho beccato, Controllavo la fusione del cioccolato, perfetta. Allora vado avanti. Prego, prego. Dobbiamo fare le lingue di gatto, semplicissima dose, perché è una dose che potremmo definire un tanto per tanto, quindi una dose 1-1 di albumi, zucchero, velo, farina e burro. Meraviglia. E il profumo ovviamente della vaniglia. Semplicissimo. Ma facciamo alla velocità della luce, perché serve davvero mescolare tutto insieme, semplicemente con un mixer. Quindi mettiamo la stessa dose di albume, sì, con lo zucchero a velo, tutto insieme, senza problemi. Quindi l'albume non va montato prima, la farina sempre dello stesso peso e il burro sempre dello stesso peso. Il burro è già un pochino ammorbidito, appena ammorbidito, sì, perché se no non entra in emulsione bene. Quindi ecco qua, io lo faccio ovviamente a occhio e spero di vederci bene sto giro. Sempre una ricetta dietetica. La vaniglia poi non la vaniglia inseriamo. La mettiamo subito, ecco. Hai ragione. Quindi la vaniglia, guarda, facciamo così, ci puliamo un attimo il coltello, perché dobbiamo incidere la bacca in questo modo e utilizzare solo la parte interna. Quindi giro il coltello al contrario e vado a grattare questa polverina fantastica. Ecco qua. Che qualcuno direbbe che è un aroma straordinario. Ma a proposito di lingue di gatto, non ti dirò stavolta che è un'invenzione francese, anche se i francesi vorrebbero tanto averlo inventato. Ma loro, i tedeschi dicono no, l'abbiamo inventata noi, perché non ci nel credo. 1892 diverse pasticcerie tedesche le producevano, però gli ha fregati un italiano. Ah, là, meno male, era il ora. Il grande Pellegrino Artusi. Il grande Pellegrino Artusi, che un anno prima della cosiddetta invenzione tedesca, cioè nel 1891, dava alle stampe. E soprattutto senti che profumo. Senti che profumo di burro e di vaniglia. Ah, sì. Quindi questo è un impasto meraviglioso. Basta prenderne una cucchiaiata, metterla in una teglia, quindi in questo modo, e stenderla, oppure in questo caso faremo una cialda. Sì. Nel caso della lingua di gatto dobbiamo fare, guarda, la tolgo perché volevo fare la cialda, ma faccio le lingue di gatto.
quindi facciamo tanti mucchiettini leggermente allungati. Esatto, che gli diamo la forma proprio della lingua di gatto, il nome proprio deriva da questo, perché sembra proprio la lingua del gatto come anche forma, perché rimane leggermente dato. Poi ruvida. Sì. Guarda, ne facciamo un'altra. Queste sono meravigliose. Sono di una semplicità sconcertante. Sì, sì, le lingue di gatto sono davvero semplici. Ecco qua. Su un po' di carta forno, ovviamente io vado a pulire. Anzi, facciamolo così. Visto che, guarda, così si vedono meglio, aiutiamo un attimo anche la regia. Quindi tiriamo bene. Ce ne sta un'altra, forse una piccolina. No, perché poi uno la mangia, ma ne servono tre, quindi va bene. Va bene. Rimettiamo il tutto nella teglina. Servono 10 minuti a 190 gradi, semplicissima. Guarda, 190 gradi, l'abbiamo già pronto. Andiamo semplicemente ad aggiustare il tempo. Ecco qua. Intanto che abbiamo la mousse in congelatore e le lingue di gatto che si stanno cuocendo, un po' di castagne. Sai quelle che abbiamo visto in giro per il bosco? Allora, castagne. 100 ml di acqua, abbiamo delle castagne, delle caldaroste, quello che ti si avanza tranquillamente, le mettiamo dentro, ci aggiungiamo il miele, quindi un miele, prendiamo anche un cucchiaio perché è un miele bello denso, quindi fa fatica a scendere, perché questo è un miele un po' aromatico, e il rum, tutto insieme. Mi daresti anche un due cucchiai di quello zucchero lì che hai lì nel vaso? Di questo qua, certamente. Quindi andiamo a mettere circa due cucchiai di zucchero. Guarda, uno. Zucchero semolato. Semolato, semplicemente lo zucchero semolato. Si sente il miele, si sente il rum. E abbiamo bisogno di scaldarle, quindi le portiamo un attimo a bollore. Le facciamo un po' confettare. Esatto. Un po' una castagna confì. Ecco, l'unico accorgimento che dobbiamo avere è quello di tenerle un po' rigirate, mescolate in questo sciroppo, perché noi stiamo facendo davvero uno sciroppo. Al primo bollore, quindi quando lo zucchero si sarà sciolto, il miele anche nell'acqua, spegniamo, copriamo e lasciamo riposare lì. Queste, Pierre, se tu avessi anche, non so, del salame cotto, ci metti una foglia di alloro dentro e le servi col salame cotto, parliamone. Ecco qua, vedi? Facciamo proprio questo sciroppo, lasciamo bollire e torniamo dopo. Pier, oui. Guarda, le castagne... Ci siamo. Ci siamo, quindi le spegniamo. Che sono quasi una voglia di marron glacé questa cosa. Un po' sì, un po' lo ricorda. Belle col rum in questo modo. Senti sì, che sì, profumo sì, che sì, fanno. Sì. Il rum ha lasciato andare la parte alcolica, rimane proprio tutta la rum parte aromatica. Rum e miele rimangono lucidissime. Sì, molto belle. Adesso le raffreddiamo velocemente mettendole proprio in un piatto. Quindi dobbiamo scolarle. Eccolo qua che lo cercavo. Prego. Le scoliamo e le lasciamo in un piatto. Qua abbiamo anche il piatto. Guarda come sono belle. Sì, sì, belle lucide. E poi erano già cotte, non sono state cotte. No, assolutamente. Erano già cotte, no, devono essere già cotte. Devono essere già lessate. Già lessate o anche le caldarroste che si avanzano tranquillamente. Ecco, questa bagna non buttatela via perché è buonissima anche sui dolci, su un gelato, per esempio. Ad esempio, esatto. È ottima. Pronto, ci siamo, Ci siamo, le nostre... Sono molto curioso perché cotte proprio in quell'aggeggio. Guarda, 10, facciamo un conto alla rovescia, quasi capodanno. L'instant pot è meraviglioso perché fa queste cose. 3, 2, 1. Voilà, mesdames et messieurs, rien ne va plus, les jeux sont faits. Eccole qua, guarda. Perfette. Togliamo la teglina, la lasciamo qua. Bravo Pier che sei andato anche a recuperare. Vedi come si era presa bene. Guarda. Guarda che spettacolo qua, di lingue di gatto. Si rifilano un po'. Sì, si rifilano un pochino, oppure le possiamo anche lasciare un po' grezze così. Con questo impasto, tenendolo più sottile e più rotondo, potrai fare... Spennellano proprio. Anche i sigari puoi fare. I sigari che poi metti nel cioccolato. Allora, queste le lasciamo qua solo un secondo, anche queste a raffreddare. Intanto cosa facciamo? Guarda che bella che è diventata la nostra mousse. Sì, si era presa molto bene. Adesso cominciamo a impiattarla. Prendiamo cucchiaio,
Queste servono? Ci servono proprio queste. Quindi vado a prendere la mousse. Guarda come sta. Sta su da sola. Sta su da sola. E poi hai visto che semplicità che ha, questa? Sì, sì. Ecco, non serve complicare in questi casi. No. L'uovo, lo zucchero, il burro, queste robe qua. Non serve assolutamente. Solo due ingredienti. Il cioccolato lo si fa sciogliere, si può sciogliere anche il microonde. Assolutamente, 30 sì. 30 secondi alla volta finché non si scioglie. Mescolatelo sempre, mescolatelo, mi raccomando, se no sì. C'è il rischio che bruci. E poi la panna montata. Esatto. Allora, noi facciamo anche una sorta di strato. Adesso queste si raffreddano molto velocemente perché, sai, sono molto sottili, sì. Quindi davvero è velocissima questa operazione. Mi piace fare anche un po', insomma, uno strato, no? Sì. Quindi andiamo a mettere una lingua di gatto qua, un'altra lingua di gatto qua e poi un'ulteriore cucchiaiata appena appena sopra di mousse, voilà. Sì, ancora un po' calda. È un po' caldina la è. Un po' calda, poverina. Un po' caldina la è, però è il suo bello, quindi facciamo così. Poi andiamo a mettere una castagna, una, due, tre, quattro, sì. Quelle che volete, anche se si sbriciolano così tanto ancora meglio. Voilà, e poi andiamo a mettere, vuoi non mettere, che ho avanzato apposta un po' di cioccolato in un sac à poche. Sai che sac à poche in francese non vuol dire niente? Questo aggeggio in Francia si chiama poche à douille o sac à douille, ma mai sac à poche. Perché? Perché sac e poche sono la stessa, parola. Cosa, la tasca. E allora perché in Italia è arrivato così? Secondo me qualcuno in qualche cucina è stato poco attento, però siccome doveva essere qualcuno di importante, poi ha imposto il suo errore a tutti gli altri. E hanno detto va bene così. Va bene così, la chiamiamo sac à poche. E tutti si sono... Sì, sì, la tasca borsa. La borsa tasca.